Sport, bentornati a Figures Euro Edition. Oggi torniamo con il format speciale Leggende. Ebbene sì, a grande richiesta ritorna questa rubrica che abbiamo introdotto prima dell'inizio dei campionati italiani con Luca Dalisera, personalità che ha cambiato completamente i connotati alla specialità del libero. Oggi ci occupiamo di solo dance con una personalità che non ha cambiato i connotati dello sport, l'ha proprio quasi inventato di sana pianta, perché è un pionere a tutti gli effetti, danzatore straordinario, con in bacheca innumerevoli titoli nel mondo, sia in solo dance ma anche in coppia di danza, perché ha scritto una storia pure in coppia, una personalità istrionica, creativa e soprattutto genuinamente folle, come mi piace chiamarla a me. Diamo il benvenuto alla leggenda Daniel Morandin. Benvenuto Daniel. Ciao Fabrizio, grazie per l'invito e grazie per le bellissime parole. Già diciamo ti racconti moltissimo, perché sei il primo ospite della storia di Figure to You a essere in esterna con due bonsai tra l'altro che ti accompagnano. Sì, dai, i palazzetti li viviamo tutti i giorni, perché non avere una bella vista così rurale nella mia pista all'esterno, su cui sto costruendo tantissime belle cose e che mi ha accompagnato negli ultimi 5-6 anni di lavoro come atleta e adesso come allenatore. Qua dietro dove sei? Due mie amiche, due bonsai che sono la mia passione a tempo perso, perché ovviamente si patina tutto il giorno, ricordiamocelo sempre, e però se ho dei ritagli di tempo, magari un minutino al giorno, me lo tengo per le mie piante. Qui abbiamo una bellissima azalea, una varietà giapponese, bellissimo. E qua abbiamo un tasso. Sono mie compagne da ormai 12 anni, quindi ho fatto un bel lavoro con loro e mi danno modo di avere un po' di tranquillità in questo mondo, diciamo, frenetico, ecco. Complimenti, perché sono davvero bellissime. Ti ringrazio. Davvero bellissime, quindi davvero. È molto interessante la tua presenza qua, Daniel, perché il nostro primo ospite è stato, come ha detto prima, Luca Dalisera. In realtà, anche se magari i più non sanno, c'è qualcosa che ti lega molto a Luca nella tua storia? Beh, Luca Dalisera, il King, ci inchiniamo sempre alla sua presenza. È stato il mio idolo da sempre. Io ho ancora impresso il primo triplo Axel che ha eseguito al campionato italiano di Rimini, in Angeli e Demoni, tra l'altro uno dei miei programmi preferiti. Ho ancora i brividi a pensarci, ero lì in prima fila, c'era un'atmosfera magica e lui ha fatto questo triplo Axel, anche se sappiamo che non è stata la prima volta che lui l'ha eseguito, perché, correggimi se sbaglio, ma lui l'aveva già fatto a un campionato regionale e anche ha un WISP, qualcosa del genere? Sì, sì, così ci ha detto, sì, sì. Io mi ricordo che avevo avuto modo di avere il video un po' così di nascosto e avevo visto questo salto e ho detto, ma no, non è triplo, ma figurati, cioè non si fa. E invece poi l'ho visto dal vivo ed è stato veramente assurdo. Luca è il motivo per il quale ho deciso di fare questa cosa, di questo solo dance, chiamiamolo, e che mi ha dato quella scintilla che mi ha permesso di magari sperimentare, di creare dei personaggi e delle storie, al di là del semplice programma tecnico, se possiamo chiamarlo così, perché all'epoca, stiamo parlando del 2004-2005, purtroppo, o per fortuna, i programmi non avevano ancora i cluster, i traveling, le artistiche, le footwork, non avevano niente, e quindi questa specialità te la dovevi un po' inventare, e quindi il discorso era trovare una storia, creare una storia o raccontare un personaggio e generare delle emozioni. Ecco, noi creavamo emozioni all'epoca. Assolutamente sì, ma come
della Slow Dance, perché all'epoca era qualcosa di alieno agli occhi di più, soprattutto quella nazionale, no? C'erano anche le categorie, mi ricordo che arrivavano fino a divisione nazionale E, con delle persone anche molto age. Tu come hai capito che poteva essere un territorio dove potevi esprimere la tua creatività e la tua artisticità? Allora, il problema è stata, diciamo, la distanza con le mie partner, perché io ho sempre avuto partner da ogni parte d'Italia, da Bologna a Rimini, a Trieste, a Forlì, a Pordenone. Quindi vuoi o non vuoi, io dovevo anche allenarmi da solo. E c'è stato un periodo della mia vita in cui, stranamente, non trovavo una partner femminile. Di solito avviene il contrario, che non si trovava il maschio. Ma io purtroppo non trovavo sta partner con cui fare coppia. E quindi ho detto, sai cosa c'è? Piuttosto di non fare niente, perché io nasco come danzatore, quindi inventarmi singolista, diciamo, alla veneranda età dei 14-15 anni mi sembrava un po' eccessivo. Quindi sì, ho detto boh, proviamo a fare questa solo dance, vediamo cos'è questa solo dance. Ed è vero, all'inizio era vista un po' come l'ultima ruota del carro, cioè non riesco a fare singolo, va bene, vado a fare coppia danza, non vado a fare coppia danza, va bene, vado a fare solo dance. Era un po' questo, no? E stiamo parlando di 20 anni fa. Ma tu, Daniel, hai mai fatto divisione nazionale o hai fatto direttamente internazionale? Io sono arrivato nel momento in cui c'era già la divisione internazionale, quindi c'erano le prime Coppe Europe, diciamo. Uh-huh. Quindi sì, io sono partito dalla divisione internazionale. La tua storia è incredibile, perché tutta in realtà la tua generazione per tanti anni in realtà ha gareggiato anche con le donne, perché all'epoca non c'erano tanti partecipanti. Io mi ricordo sfide incredibili, penso a quella con Valentina Mocali, per esempio, che è stata una tua comunque avversaria, grande pattinatrice, un'altra creativa. Paola Parafraschini, assolutamente, poi è stata ospite la settimana scorsa, tra l'altro, altra leggenda della disciplina. Com'era avere comunque una gara a due sessi, tra virgolette? Perché non deve essere facilissimo, nonostante ovviamente poi si sia sviluppata, no? Era molto complesso, perché da una parte noi maschi magari facevamo vedere questa potenza dirompente, questa attitudine a fare le cose magari un po' più acrobatiche, alla velocità. D'altra parte invece ci scontravamo con le ragazze che avevano questa grazia innata, queste allunghi di gambe, queste figure così appunto molto artistiche, diciamo, che noi magari all'epoca facevamo un po' più fatica a fare. Quindi magari le ragazze mano a mano hanno sviluppato un carattere un pochettino più d'impatto, cercando di prendere la nostra forza, e noi abbiamo cercato di prendere le cose migliori loro. È stata probabilmente la nostra fortuna, anche perché eravamo preparati a 360 gradi. Poi è iniziata una carriera folgorante tra titoli nazionali, titoli internazionali, con battaglie meravigliose interne con Alessandro Spigari, internazionali con Alessandro, ma anche con Pinto, con Ugo Ciapuoto, che forse è stato il tuo avversario più con cui hai fatto le sfide più incredibili. C'è una gara che più ricordi con soddisfazione, proprio per il livello raggiunto e anche il livello degli altri, no? Allora, diciamo che sono state tante gare, perché parlando di campionati del mondo, io ho partecipato dal 2008 al 2019, quindi sono parecchi anni di campionati del mondo. Ognuna mi ha lasciato qualcosa. Il mio primo campionato del mondo a Kaohsiung nel 2008,
È stata una gara stranissima perché era il primo campionato del mondo, quindi ti trovavi a competere anche con gli americani. Quindi non so, c'era questa incertezza, gli americani, c'erano i brasiliani, non sapevamo, c'erano le ragazze, non sapevamo bene cosa aspettarci e inoltre la pista era qualcosa di assurdo. Io mi ricordo ancora, era Ellis Carriero, mi sembra, che una sera eravamo lì a Kaohsiung, mi bussa alla porta, o era Andrea Poli, adesso da qui sono stati un po' di anni, mi bussa alla porta e mi fa: ma tu hai delle ruote da danza morbide? E io dico: sì, c'erano le gris, e quindi gli ho detto: ma te cosa servono che fai gli obbligatori? E lui mi fa: guarda, non riesco a fare la partenza dei cerchi. E io faccio: ma in che senso? E io dovrei fare la gara di solo dance che tu non riesci a fare la partenza dei cerchi? Perché contestualizziamo, negli obbligatori si utilizzano sempre delle ruote più dure e di una mescola anche diversa. Quindi il fatto che lui utilizzasse le ruote che avrei dovuto utilizzare io faceva presupporre che nella pista non si sarebbe stati in piedi. E infatti è stato così. Poi ci sono state molteplici azioni tipo la Coca-Cola, l'aceto, la pece, le peggio cose per cercare di stare in piedi. E questa pista era 40 metri per 40, quindi tu patinavi in questo quadrato. E quindi abbiamo dovuto un po' stravolgere tutti i disegni delle da allora danze obbligatorie. E quindi è stata un po' una sfida, diciamo, a chi stava in piedi, perché è stata una gara un po', diciamo, così così, tra organizzazione, che lasciava un po' a desiderare e un po', tutto il contesto. È stata la gara, diciamo, un po' più particolare. Ed è stato il primo mondiale che ho vinto, quindi quello sicuramente mi rimane sempre nel cuore. Un'altra gara che mi ricorderò sempre è stato il campionato del mondo a Brasilia nel 2011. Anche quella ha avuto tutti i suoi problemi perché anche lì Ricordo pioveva che dentro, le prove sospese, e facciamo le prove, non facciamo le prove. Addirittura dovevamo fare questa danza obbligatoria che obbligatoriamente doveva passare di là e c'erano i cestini. E io mi ricordo che l'allora che un capo di delegazione straniera disse: vabbè, ma invece di farlo lì, lo fate dall'altra parte. Sì, però insomma, la danza obbligatoria dovevamo passare proprio lì. E quindi dai, è stato un po' così. E lì è stato interessante perché c'è stata questa sfida, l'ultimo sangue. Con Alessandro, e alla fine ho portato il mio programma Black Swan con le coreografie del maestro Arena, e grazie a quello sono riuscito a vincere. È stata una vittoria proprio all'ultimo sangue ed è stata il coronamento di un sogno, riuscire a vincere ancora il campionato del mondo con una rimonta nel libero. Un'altra gara che mi ricorderò sempre, ma in realtà me le ricordo tutte, quindi potevo andare avanti tutto il giorno. Un'altra gara molto bella è stata nel 2016 a Novara, quindi in casa. E è stato molto bello perché c'era il tifo, tutta la mia squadra che è venuta a vedermi e quindi mi sentivo proprio forte. Perché li avevo tutti lì vicino a me e anche lì con la style dance è stato il primo anno in cui è stata fatta la style dance. Con la style dance ero al secondo posto dietro a Pinto, sì, e ho portato il mio programma Rinascita e grazie a quello che l'ho tirato proprio fino all'ultimo secondo. Ho vinto sia in Black Swan sia in Rinascita. Sono stato premiato con molti 10, quindi anche quello è un coronamento, credo, per ogni pattinatore.
almeno dell'epoca, perché adesso non ci sono più i 10, quindi all'epoca avere 10 era tantissima roba. Il massimo. Ma Daniele, tu, io quello che, quando parlo comunque di te in generale, dico sempre che tu sei stato veramente, oltre a essere un precursore, hai sempre voluto spostare un po' l'asticella un po' più in là, e l'hai fatto fino alla fine, nel senso, l'hai fatto appunto, hai citato ora il maestro Arena, che è appunto, è un altro collegamento se vogliamo con Luca, no? Che aveva fatto quel meraviglioso programma sullo Spaventapasseri con lui. Bellissimo. Però tu sei andato oltre, perché appena, anche con l'introduzione del Rollarte, hai lavorato pure con Barbara Fusarpoli in coppia con Anna Remondini. Come interfacciarsi con questi mondi che comunque vengono dal ghiaccio, entrambi, se vogliamo? Cosa abbiamo lasciato, sia uno che l'altro? Allora, col maestro Arena si è creato un rapporto, diciamo, padre-figlio o confidente, quindi o un maestro di vita anche, perché lui mi ha lasciato tantissimo e non smetterò mai di ringraziarlo. E lavorare con lui era molto complesso, perché i programmi venivano montati con le scarpe. Spesso mi trovavo a Ginevra nel suo studio, in cui fa anche Pilates, e quindi c'era questa saletta con gli specchi che era veramente piccola, e noi dovevamo montare i passi e soprattutto le braccia a secco, quindi la dinamica, la scorrevolezza, il gesto tecnico. Non sapevamo come poi sarebbe stato effettivamente in pista. Quindi dopo tutte queste cose qui andavano un attimo riorganizzate, diciamo, codificate, ridefinite, in modo da farle stare in un programma di pattinaggio artistico, perché di base noi facevamo danza in quel momento. Probabilmente è stato anche questo a creare questi programmi un po', diciamo, diversi dal solito, perché si pensava meno al gesto, almeno. Si lavorava di più sulla parte artistica e il gesto tecnico era successivo. Quindi lui mi parlava sempre di intenzione del movimento. Quindi ogni movimento aveva il suo perché, il suo principio, la sua dinamica, lo svolgimento e la fine. E ogni movimento era, come posso dire, l'inizio del movimento successivo. Ed era molto strano, perché all'epoca si pattinava così: fai un braccio, scendo, su, batto, non è che c'erano tante altre cose. Quindi il fatto di utilizzare il corpo e di utilizzare i primi, diciamo, body movement, perché vuoi o non vuoi, all'epoca non esistevano queste cose. Certo. Ma con Arena io ho iniziato a farle già nel 2011, i primi body movement bassi, le sabbie, adesso le chiamiamo sabbie. I body movement medi con tutte le torsioni del busto e lo sbilanciamento anche dell'asse del bacino, i body movement alti, queste cose non venivano tanto fatte, diciamo. Si pensava più che altro a spingere, correre, addirittura le linee che avevamo, la straight line, era proprio straight, cioè. Io mi ricordo che in una gara sono stato penalizzato, perché noi avevamo 4 metri su questa linea, e io in questa gara, invece di andare via dritto, iniziavo a fare i primi fili, quindi andavo oltre i 4 metri e sono stato penalizzato. E mi ha detto: guarda che qua tu devi andare via dritto. E gli ho detto: ma come, ma tu sarà meglio vedere i fili, eh? No. E quindi è stato un po' così. Diciamo che questa specialità di solo dance ha avuto tantissime variazioni. Cioè, all'inizio che si faceva un po' tutto così, che non si capiva bene, sì, al certo. Momento in cui dovevi correre come un dannato e fare puntatini, giretti, 3-3-3-3, giretto, puntatino, giretto, spinta. Al momento, diciamo, un pochettino più acrobatico, in cui abbiamo iniziato a inserire i primi movimenti strani, le prime cose particolari, ad esempio il campioli, quel salto che io faccio sull'asse orizzontale, come le prime Innebauer,
ti sto parlando del 2007, 2008, 2007 forse addirittura. E anzi, no, in realtà il Campioli l'ho fatto già nel 2005, se non erro. Sto tornando indietro, quindi adesso dovrei un attimo. E successivamente abbiamo detto, ma basta correre così dritti, ma proviamo a fare questi fili. E abbiamo iniziato a fare questi primi fili, che però all'epoca facevano risultare il programma molto macchinoso, perché rispetto agli altri o comunque ad altre scuole che correvano, perché bisognava fare quello, puoi capire che vedere uno che fa questo, che prova a fare i primi fili, è lento, è incerto, non c'era una tecnica. Noi ti dicevano, guarda, piegati, spingi, là, sei fermo, spingi di più, piegati più filo, però devi spingere. Se ho più filo, ho più spingo. E quindi ce le siamo vissute un pochettino tutte, fino ad arrivare. Quindi infatti, volevo capire questo, cioè interessante perché col maestro Arena era un momento proprio di sperimentazione, mentre comunque con Barbara Fusarpoli c'era comunque già una codifica di un regolamento che poi sarebbe cambiato comunque perché cambia ancora, non lo, si parla comunque di l'inizio dell'arte. Lì cosa, che differenze hai percepito? Beh, Barbara è un grandissimo tecnico, una grandissima coreografa. Io purtroppo ho avuto modo di lavorare con lei solo in coppia con Anna Remondini e abbiamo costruito due programmi. L'ultimo purtroppo non siamo riusciti a portarlo in gara perché poi col Covid e tutto quanto, dopo ti spiegherò come è andata a finire. Però lì era completamente diverso, cioè non c'era solo un'intenzione, ma c'era una tecnica. Quindi Barbara ti dava modo anche di capire come eseguire quel passo in modo tecnico, anche se molte inclinazioni e tensioni sono differenti proprio per il nostro mezzo. Anche, non so, parlando di una semplice volta che noi dobbiamo appoggiarci verso l'interno della curva, con lei invece, e nel ghiaccio invece, si lavora fuori, quindi era proprio il contrario. Però da lì abbiamo iniziato a lavorare magari figurando questi elementi tecnici, quindi non era solo faccio la volta, ma era faccio la volta con il busto che lavora in modo opposto rispetto alla curva che sto eseguendo. Quindi è diventato veramente una cosa molto interessante anche dal punto di vista tecnico. Perfetto, sì. I programmi che abbiamo visto erano veramente bellissimi. Ed è interessante come comunque in entrambi i casi ci sia poi una trasposizione sulle rotelle che dà un risultato unico nel proprio genere. Allora, noi abbiamo ancora poco più di 5 minuti e io parlerei con te, diciamo, fino a stasera, però mi interessa un ultimo aspetto. Perché tu hai fatto il roll art, quindi hai fatto la transizione con roll art, hai vinto il primo campionato del mondo sotto il roll art, poi però hai avuto un problema fisico che ti ha rallentato e hai concluso la tua carriera fuori dal podio, diciamo, nel tuo ultimo anno nella stagione agonistica. Però adesso sei uno dei punti di riferimento di un'altra disciplina, no? Oltre alla danza, abbraccia anche il gruppo show, che forse è il massimo dell'espressione artistica in questo momento. Volevo chiederti come è venuto questo passaggio? Perché adesso ti occupi, soprattutto di questo, no? Sì, diciamo che a me è sempre piaciuto molto l'aspetto creativo del pattinaggio. Infatti Luca già in tempi non sospetti portava programmi davvero assurdi per l'epoca, ma se, torniamo indietro quando portò la mummia, non so, era ancora Junior Jeunesse, Come no, certo. faceva la mummia nel 1800, tanti anni fa. 999, penso sia 99, No. non vorrei 90, sbagliarmi. sì, 90, 98, 99, quella zona lì. Chi si O sarebbe mai forse aspettato? 2000, boh. Comunque lì siamo. Chi si sarebbe mai aspettato di portare programmi così? Lo Spaventapasseri, Ulisse, Matrix. Cioè,
erano programmi che avevano quest'arte innata, questa voglia di creare qualcosa di diverso. E io nel mio piccolo credo di aver creato sempre dei personaggi interessanti, e mi sono trovato con questo roll art, non il primo roll art, ma già successivamente, un mondo che stava cambiando e io probabilmente da anziano, perché ho smesso a 33-34 anni, e mi trovavo questi ragazzi giovani, forti, tecnicamente preparatissimi, con tanta voglia di far vedere di essere i migliori. E io cito ad esempio Mattia Qualizza perché è stato il mio ultimo avversario e credo Bravissimo. veramente che sia uno dei migliori performer degli ultimi anni, ma gliel'ho già detto, per me il futuro di questo Solo Dance è suo, anche se non è ancora riuscito ad ottenere i risultati. Però gli auguro tutto il meglio, ciao Mattia. E io sono arrivato a un certo punto in cui ho detto: ma se provo a fare qualcosa di più artistico, vuol dire che perdo terreno nella parte tecnica. Ha senso? Riesco ancora ad essere competitivo facendo queste cose? Inoltre, con tutti i problemi fisici che ho avuto, perché ho avuto sia nel 2019, il mio ultimo mondiale, ho avuto un problema grosso alla caviglia, che mi ha portato un intervento con 15 punti. E infatti quel mondiale lì, che mi ricordo benissimo, perché avevo questa bugna sul malleolo, non si riusciva a chiudere il pattino, e quindi cosa facevamo? Scotch America e via a pattinare vecchia scuola. Quindi un bel po' di scotch e via, e fai la gara di Solo Dance e vincila, e fai la gara di coppia e vincila, e senza tante, ecco. E però questa cosa qui l'ho pagata l'anno successivo, che anche con tantissime riabilitazioni non ho preso la sensibilità al 100%, e successivamente durante la preparazione per il mio ultimo campionato italiano ho avuto una rottura del menisco. Quindi la caviglia da una parte, il menisco dall'altra, erano dei segnali per cui probabilmente era ora di smettere. E da lì ho capito forse che avevo bisogno di qualcosa di nuovo, e quindi mi sono dedicato alla specialità dello show. Quindi diciamo la storia continua Continuerà e qui sempre, ci fascina tutto il giorno. la storia continua. Daniel, io ti ringrazio. Ovviamente questo è soltanto il primo di una lunga serie di ospitate, perché sfrutteremo la tua artisticità a 360 gradi anche per altre cose. Quindi ti ringrazio. Grazie a te. La prossima volta ti porto altre piante, dai, così cambiamo un po' Assolutamente, di assolutamente sì. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e l'appuntamento come sempre mercoledì prossimo, mercoledì, scusate, l'appuntamento come sempre mercoledì alle 19:30 su SportU. Buon proseguimento di serata e sempre vivo il pattinaggio.